Mi sono chiesta come trovare oggi la felicità. Mi sono chiesta, insomma, in cosa consiste il progresso socioculturale sostenibile. Non certo nella frenesia di giornate rincorse, mi sono detta, perché la confusione, la competizione, lo stress della nostra società complessa alimentano scenari di insicurezza e chiusura, portandoci all'isolamento sociale. Se rallentiamo il ritmo, permettendo alla nostra mente di risalire a immagini antiche, alla ricerca di spunti esistenziali da catapultare nell'oggi, forse è proprio nell'elogio della lentezza che troviamo nuove strade per il futuro. Allora ho ridotto la mia corsa quotidiana, in questo nostro tempo complicato, che toglie il lavoro a molti, concedendogli solo l'ansia per una nuova dignità. Mi sono immersa nelle sale di collezioni e musei etnografici del Friuli Venezia Giulia, dove la lentezza è piena e intensa, a ridosso di attrezzi, manufatti e ambienti che restituiscono il sapore degli antichi mestieri di famiglia. Mestieri femminili e mestieri maschili, destinati all'autoconsumo e in parte alla produzione di reddito integrativo, che i contadini svolgevano nelle loro abitazioni, per lo più d'inverno, attorno al focolare, il fogolar. Perché la famiglia era un'unità autosufficiente e tutti contribuivano all'economia, arrangiandosi a fare numerosi lavori, sia per le proprie famiglie, sia per la comunità. Generati dalle attività predominanti, l'agricoltura e l'allevamento, e dallo sfruttamento delle risorse ambientali, come il legno, soprattutto nelle zone di montagna, i mestieri di famiglia riguardavano il tessile, la falegnameria e la bachicoltura. Sussurri di un mondo lontano, che ho assaporato da vicino, che ho toccato con gli occhi e con il cuore, perché il patrimonio etnografico è ricco di vita. Sugli oggetti conservati nei musei ho visto gesti ripetuti e certosini, abili mani segnate dal tempo, che insegnano silenti a mani giovani e ancora inesperte. Quadri di operosità quotidiana, tra luce e oscurità, che traghettano la preziosa e imperdibile figura dell'artigiano alla contemporaneità. I mestieri di famiglia del settore tessile iniziavano dai campi e dal cortile. Nei secoli scorsi, almeno fino alla metà del Novecento, l'economia familiare era davvero circolare. Come dite? Certo, non si parlava ancora di ecosostenibilità, perché era tutto naturalmente sostenibile ed ecologico. Non serviva parlarne. Fino ai primi decenni del Novecento, nel Friuli preindustriale, dalla pianura a oltre 1000 metri d'altitudine, in molte famiglie si tenevano piccoli appezzamenti coltivati a canapa e lino e una o due pecore per ricavare la lana da filare in casa, nonché il pollame per ottenere cuscini dalle penne e dalle piume. Stretta era la relazione fra il prima, del lavoro agricolo e dell'allevamento, e il dopo, della produzione di abiti e biancheria da casa. Tutti realizzati in canapa, lino e lana, perché anche i processi per ridurre in filo le fibre tessili, animali e vegetali, erano svolti a livello domestico. Raramente abiti e biancheria erano di seta o di cotone, perché questi tessuti dovevano essere comprati. Dopo l'estirpazione dalle piante, canapa e lino venivano fatti macerare,
Poi le fibre tessili venivano separate dalle parti legnose e con la pettinatura si giungeva a fibre sottili e uniformi, con le gramole e i pettini, attrezzi lignei presenti nella maggior parte delle case. Si ottenevano così matasse di fibre di vario pregio, dalla stoppa a quelle morbide e sottili per i capi più delicati, matasse pronte per la filatura. Ah, le file! Che bella immagine d'altri tempi! La riunione comune delle donne nelle sere d'inverno, per filare, mettendo in comune illuminazione e riscaldamento. Mani che lavoravano, e parole, dialoghi, sguardi e racconti, mica messaggi da un telefonino all'altro. E attorno a quelle mani laboriose, a quegli antichi gesti ripetuti, si alimentavano miti e leggende, spazi simbolici in cui si misurava l'eccellenza femminile. La filatrice filava con il fuso e con la canocchia o rocca, un bastone leggero da tenere aderente al petto, con l'aiuto del famei, un anello assicurato ad una catenella. Come dite? Avete sentito dire che da tempi remotissimi la simbologia del fuso è legata alla morte? Certo, perché un suo uso improprio può ferire, e su questo sono fioriti miti e leggende. C'è ancora chi ricorda in Friuli l'obbligo di lasciare il fuso pulito per evitare di incontrare il diavolo e farsi filare le budella. Che macabri! Ma la percezione costante della morte alimentava il valore della vita. Dalla filatura alla tessitura, antica arte friulana, già fiorita durante il patriarcato di Aquileia, che ha poi visto il suo trionfo nel 700, grazie all'illuminato carnico Jacopo Linussio. Come dite? Sì, sì, proprio colui che ha fondato la fabbrica Linussio a Tolmezzo, esportando i suoi manufatti fino in Asia e in America. Ma volevo sottolineare che il suo grande merito è stato quello di avere legato l'industria all'artigianato domestico tradizionale, come dovrebbero fare gli imprenditori odierni, attingendo all'artigianato divenuto arte o all'arte tout court. Con oltre 1200 telai per tessere tessuti pregiati come seta, rasi e damaschi, sparsi in diversi paesi della regione, Linussio offriva lavoro casalingo a famiglie altrimenti costrette ad emigrare. I mestieri di famiglia nell'ambito della falegnameria iniziavano dai boschi. L'arte del legno è figlia diretta dell'ambiente, se si pensa all'abbondanza di questa materia prima, soprattutto nelle zone di montagna. Fino a pochi decenni fa, quasi tutti gli strumenti e le suppellettili erano fatti di legno, dal quale gli uomini sapevano trarre innumerevoli oggetti senza mai usare chiodi o viti. Tutto era costruito per durare a lungo, lucidato con cere d'api, oli e olio di gomito. Intenso era il profumo di resina e bosco, di trucioli dorati e soffice segatura, sparsa sui pavimenti per assorbire l'umidità. Uno degli oggetti più caratteristici della cucina carnica era il portaposate, detto sedonar, derivato da sedon, ossia cucchiaio. È qui che il falegname esprimeva la sua inventiva nella diversità delle sagome, sbizzarrendosi in modanature e motivi floreali.